Cerca di scherzare il sindaco di Rende, l'avvocato Umberto Bernaudo, di fronte alle telecamere che lo riprendono dopo il vile gesto intimidatorio di cui è stato fatto oggetto. Ieri sera la brutta esperienza l'ha fatta la figlia più piccola, appena rientrata a casa dopo le 21:30. Certo, il fatto che sia stata mia figlia a trovare questa roba, insomma... Avessi trovata io avrei nascosto il tutto, ovviamente, non, così come faccio per i tanti problemi che giornalmente, perché io ho sempre voluto lasciare la famiglia fuori da queste cose. E purtroppo questa volta non è stato possibile. Una bottiglia piena di benzina e due proiettili dentro il cortile di casa, infilati attraverso le feritoie del portoncino. Eppure la zona è illuminata, di fronte un albergo abbastanza frequentato e la strada sempre piena di macchine. Cosa si prova? Rabbia, amarezza, sconforto? Ma diciamo che si... Si prova rabbia per il fatto che ho tutte le macchine a diesel e quindi neanche la posso utilizzare la benzina per scopi adeguati. E, no vabbè, insomma, a parte la battuta, certo non è una cosa piacevole, anche perché io credo che non escludo di aver potuto fare un torto a qualcuno, però io sono una persona facilmente raggiungibile, nel senso che circolo sempre per la mia città, specialmente in questo periodo di primarie per il Partito Democratico, siamo sempre in giro, non ci voleva niente ad avvicinarmi per dire: senti sindaco, secondo me hai sbagliato in questa cosa. E domani cambia qualcosa nella sua vita? Assolutamente no, stamattina abbiamo avuto una riunione di giunta, normalmente era convocata per le 10, sono fatto un po' tardi perché sono dovuto passare dalla caserma dei carabinieri per fare ovviamente la denuncia, abbiamo fatto le pratiche che erano previste e così di seguito. Domani ci sono appuntamenti importanti di tipo amministrativo, lunedì prossimo avremo consiglio comunale, quindi c'è poco da rimuginare su queste cose, dobbiamo necessariamente andare avanti.